Benvenuti a tutti. Oggi è martedì, 30 agosto 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Emicrania tipica del martedì. La psicosomatica non è una fola, sfidate chiunque insista nell'affermarlo, basta vedere il vostro mal di testa che puntuale arriva di martedì. Stress da weekend dite scherzando, se poi rientrate dalle vacanze oggi sarà addirittura atroce. In effetti martedì traverso ce l'avete davvero, allo zenith in quadratura, mentre Giove, sempre protettivo con tutti, apre il suo grande ombrello lilla sulle finanze, giusto in tempo perché non imbocchino una china pericolosa, ma per quanto riguarda il vostro equilibrio psicofisico dovrete arrangiarvi da soli. Del resto, nati sotto il segno della salute con scaffali pieni di dizionari e fascicoli di medicina alternativa, non dovreste incontrare difficoltà, basta fermarsi un attimo e dedicare un quarto d'ora alla respirazione controllata, mangiare sano masticando a lungo, ogni boccone con consapevolezza e dare alle cose il giusto peso che compete loro. Ben detto, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo. L'oceano. La coppia è unita ma con molte incertezze e dubbi, basta un niente per metterla in crisi. La coppia non è matura per un qualche progetto importante e potrebbero presto nascere incomprensioni, litigi e contrasti. I single incontreranno amicizie nuove che però sono labili e potrebbero disgregarsi facilmente senza troppe prove di appello. Bene le amicizie anche se alcuni amici vi daranno qualche preoccupazione. Curate di più la vostra persona e cercate dei buoni motivi per restare sempre in compagnia. Se un vostro collega sembra oggi essere interessato a voi, prima di fare un qualunque passo pensate bene se vi conviene. Una storia senza né capo né coda è l'ultima cosa di cui avete bisogno. Oggi non sempre vi troverete nella condizione giusta per fare delle scelte, dovrete tenere conto di innumerevoli fattori, non ultime le opinioni di chi vi vuole bene. Urano vi darà ottime opportunità di incontrare le persone giuste e ottenere finanziamenti, prestiti e mutui che vi occorrono sia per la casa sia per avviare un vostro progetto di lavoro. Fate attenzione solo a Marte che potrebbe mettervi fretta e farvi commettere qualche errore. Qualcuno vi farà capire di essere innamorato e di tenere a voi, ma capita nel momento sbagliato. Possibili equivoci e malintesi. Energie basse. Sii cauto nelle questioni legali. Proverai un senso di ribellione. Non trascurare la salute. Una buona giornata per chi vive una storia extra o chi ne è alla ricerca di una. Oggi davvero Venere vi concederà spazio e fascino per fare colpo sul vostro amante. Se riuscite a leggere, prima di ogni altra cosa, nel vostro cuore potreste scoprire che la persona che desiderate al vostro fianco sia un'altra. A questo punto decidete per il vostro bene anche se potrebbe costarvi. Fate in modo che qualcuno non si accorga che lo state aiutando. Ricordate che il vero aiuto è quello sincero e disinteressato. Ma soprattutto discreto. Siete in ottima forma in questo periodo dal punto di vista sentimentale, quindi potreste provare a concludere qualcosa con qualcuno se vi decidete ad uscire di casa ed, ovviamente, se siete single. L'amore o la vera amicizia non sono comandati da leggi fisiche e questa sera ne avrete la prova. Il denaro va a braccetto col piacere, oggi avrete voglia di togliervi un capriccio. Se è ragionevole, chi può dire che non ve lo meritate? La comunicazione vi aprirà porte molto interessanti, cercate di essere disponibili. Una splendida posizione del luminare maschile, diurno, connesso con l'attività, il sole, ospitato nel vostro segno, vi assiste con tutta la sua positività. Nello stato della forma fisica si avverte la vostra classica robustezza, il tipico carattere roccioso di cui lo zodiaco vi ha dotati. La mattinata con la luna nel segno pragmatica, concreta, ma senza strappi né forti tensioni emotive. Un po' più faticoso il pomeriggio col suo passaggio in bilancia dove, incontrando il vostro astro guida Mercurio, torna subito a parlarvi di soldi, tanto più che questi due se la devono vedere col grande Giove all'opposizione che in fatto di investimenti se ne intende parecchio. Ma il vero problema per voi non sono loro, bensì Marte battagliero allo zenith che di lì non si schioderà fino alla prossima primavera.
Perciò preparatevi alle scene quotidiane col capo e a una serie di tensioni che vi terranno sulla corda per settimane. Impellente la scelta, o lasciate correre senza preoccuparvi più di tanto, o vi rassegnate al mal di testa quotidiano. Amore ed Eros. Sempre affettuosi col partner e con i figli, ma non si può dire lo stesso nei confronti dei suoceri, loro sono indisponenti e voi li ripagate con la stessa moneta. A dirla tutta, anche nei confronti delle persone più care, la vostra affettività tende a sentirsi un filo delusa. Tenete duro, finché Venere sonnecchia senza degnarvi di uno sguardo non potete e non dovete aspettarvi di più, il tempo della serenità sta per arrivare, ancora una settimana e vedrete che cambiamento. Prima di fare delle scelte importanti, cercate di chiarire al meglio alcuni atteggiamenti negativi e già noti della persona che avete accanto. Chiedete risposte ai vostri dubbi e il cielo si rasserenerà. Se siete nati nella seconda e nella terza decade Virginia e avete il cuore libero, potete contare sull'azione fortunata di due dei pianeti più lenti, potenti, dello zodiaco, Urano e Plutone, che vi infondono un carisma e un gusto per l'esplorazione avventurosa notevolissimi. Vi si aprono appassionanti orizzonti sentimentali ed erotici, dove metterete alla prova la vostra abile capacità di conquista, specie se vi trovate di fronte a imprese mediamente difficili. Non dimentichiamo inoltre la presenza costante e benefica della Dea dell'Amore, Venere, sempre in favorevole aspetto dall'amico Leone. Lavoro e denaro. Ipersensibili risentite doppiamente delle ubbie del vostro capo che subito vi dà il bentornato facendovi lo shampoo. Premio di consolazione, uscendo dall'azienda, qualcosa di bello o di buono da portare a casa, un vero schiaffo all'economia che sta andando a rotoli in tutto il mondo, ma meglio colpire le finanze che la vostra autostima. Intanto tiratevi su, se qualcuno vi combatte così aspramente significa che siete pericolosi, altrimenti non vi degnerebbe nemmeno della sua attenzione, ai moscerini non si fa caso, ma ai calabroni sì. Vi ammireranno per la vostra tenacia e caparbietà e non si sa mai che il vostro carattere venga premiato inaspettatamente, anche in questa situazione poco piacevole. Procedete spediti e fieri. Il vostro lavoro vi vede attenti, presenti a voi stessi, motivati. Niente e nessuno può sfuggirvi, specie se svolgete una professione che tiene rapporti e relazioni col pubblico. Un sole nel vostro segno vi dona la concentrazione, la determinazione e le capacità tecniche che vi fanno diventare senz'altro i migliori quest'oggi in ufficio. Questa ipotesi previsionale appare più azzeccata se festeggiate il vostro compleanno dal 24 al 31 di questo mese di agosto. Benessere. Il mal di testa vuol mangiare, recita un vecchio proverbio e probabilmente ha ragione. Provate con uno spuntino leggero, un po' di frutta fresca o secca, oppure dei cracker integrali, meglio ancora di grano saraceno con l'aggiunta di sesamo o spezie. Masticate accuratamente e opla, la magia funziona subito, vi sentite già meglio. L'energia planetaria rende la tua mente intelligente e più vigile del solito. Potresti trarre beneficio da un po' di sano buon senso. Segui le tue migliori intenzioni quando si tratta del tuo benessere fisico ed emotivo. Per lei, spese, sempre spese, anche di martedì. Oggi tocca ai libri di testo dei vostri ragazzi, che preferite acquistare in anticipo per evitare a voi e a loro code fastidiose. Sì, perché gli assembramenti è sempre meglio evitarli. Per lui, se c'è qualcosa che non sopportate a riempire il frigo e la dispensa di prodotti scontati. Sarà anche economico, ma la maggior parte finisce poi per scadere, oppure menù ripetitivo che finisce col tediarvi al punto da farvi perdere l'appetito. Meglio scegliere quello che vi occorre e vi ispira al momento, dopotutto domani è un altro giorno. Colore delle emozioni, barbabietola. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 6. Finanze, 9. Benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.